Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati. Io sono Andrea e sono qui oggi per presentarvi questo nuovo prodotto dedicato a WordPress che si intitola Fare Web con WordPress, dal sito aziendale al portfolio fotografico. Questo perché? La prima cosa che vorrei chiarire su una diceria che c'è intorno a WordPress è il fatto che WordPress sia una cosa limitata, insomma, per dilettanti o comunque che con WordPress si possano solo realizzare dei blog, ok? Dei blog per scrivere del proprio quotidiano, delle proprie esperienze, ma assolutamente non adatto alla realizzazione di qualcosa di più professionale, di qualcosa di più complesso, più elevato. Beh, assolutamente non è così. La prima cosa da chiarire è che WordPress, è diverso da quello che è il servizio WordPress.com, ovvero, c'è anche un prodotto sullo store di Total Photoshop, un nostro prodotto dedicato proprio alla realizzazione di un sito o un blog, grazie al servizio gratuito di WordPress.com. Ok? Quindi non abbiamo bisogno di acquistare uno spazio web e ci creiamo in pochi semplici passaggi un sito o un blog, ecco che in quel caso forse è più utilizzato per il blogging, ok? Comunque uno strumento eccezionale alla a disposizione di tutti. WordPress è invece un'applicazione sviluppata in PHP che si scarica dal web gratuita perché è fortunatamente un prodotto eccezionale e gratuito che si va a installare nel proprio spazio web per realizzare un sito di ogni genere, questo deve essere chiaro. Si può realizzare un sito di qualunque natura, quindi che voi siate dei fotografi o grafici che quindi possono aver bisogno di un sito personale per mostrare i propri lavori, le proprie opere, che voi siate dei webmaster. Che facciate siti web per i vostri clienti come professione o che vi stiate approcciando a fare questo lavoro, e questo mi piacerebbe anche molto, WordPress è uno strumento molto utile anche per voi, ovvero potete realizzare per i vostri clienti siti davvero di ogni tipo, ok? In più la semplicità di WordPress e quanto intelligentemente è stato studiato e sviluppato consente di lavorare, di fare degli ottimi lavori anche rimanendo in superficie e toccando pochissimo codice, praticamente nulla, anche senza toccarlo, semplicemente utilizzando gli strumenti che sono stati sviluppati proprio a questo scopo, quindi utilizzando i temi che ne danno appunto l'aspetto, utilizzando i plugin aggiuntivi, in gran parte ce ne sono un'infinità gratuiti degli uni e degli altri, potrete veramente realizzare siti completamente differenti tra di loro andando incontro alle esigenze dei vostri clienti, ma in più aumentando la vostra esperienza e professionalità, ovviamente avrete la possibilità di mettere mano al codice, non è una cosa che vedremo in questo nostro appuntamento, ma fare tutto quello che l'informatica consente di realizzare, sempre parlando di siti web, ok? Di prodotti per il web. Quindi WordPress, un prodotto alla portata di tutti e per realizzare, ripeto, siti web di ogni tipo. Andiamo a vedere insieme queste slide che abbiamo preparato, quindi vediamo nel dettaglio, insomma, una breve introduzione a WordPress ed è quello che ci tenevo a darvi. Vi ricordo che in questo appuntamento, in questo prodotto, non vedremo nel dettaglio quella che è l'installazione di WordPress, come si crea un nuovo post, una nuova pagina, perché trovate un prodotto che è appena stato rifatto, tra l'altro dal sottoscritto, che è WordPress per chi inizia. È un prodotto che vi suggerisco, cioè se state approcciandovi a WordPress per la prima volta in questo momento vi consiglio di passare da WordPress per chi inizia per capirne proprio i fondamenti, ok? E muovervi quindi con questo prodotto per andare poi più nel concreto per realizzare il sito o i siti che vi interessano. Continuando, con WordPress possiamo realizzare ogni genere di sito web, l'argomento appena affrontato, analisi iniziale fondamentale per ben iniziare, indirizzare il nostro progetto, ok? Questo è veramente importante, ovvero dobbiamo sapere dove stiamo andando, ok? Se sto realizzando un sito per me stesso, per cui voglio fare blogging, voglio parlare, non c'è un target specifico di utenza piuttosto che di comunicazione, ovvero cosa devo trasmettere col mio sito. Queste sono domande che ci dobbiamo porre. Se, ripeto, è il sito personale ed è la prima esperienza, senza troppe pretese, andate a briglia sciolte, per così dire. Ma se dovete realizzare un
prodotto per un cliente o anche per voi stessi, ma con uno scopo preciso, bisogna avere le idee chiare di dove si vuole arrivare, ok? Perché è bene partire col piede giusto. Per esempio, la scelta del tema, ok, quello che darà l'aspetto, ma anche le funzionalità. Attenzione, gli sviluppatori realizzano dei temi WordPress, quindi danno la scatola esterna, ok, ma in più proprio all'interno del tema troviamo anche delle funzionalità specifiche. Se io andrò a caricare e utilizzare un tema portfolio, per intenderci, che ha addirittura questo nome nel nome del tema, probabilmente io troverò dei contenuti specifici per le immagini da caricare all'interno del portfolio, troverò delle funzionalità specifiche per esempio per visualizzare la gallery con un effetto light box, una cosa del genere. Quindi se devo costruire un sito aziendale dovrò andare in tutt'altra direzione. È bene avere chiaro fin da subito dove si deve arrivare. Continuando, abbiamo plugin must have, cioè cosa non deve mancare al nostro sito. Indipendentemente dalla tipologia di sito che stiamo realizzando, ci sono delle cose che non possono mancare. Per esempio, un form, un modulo di contatto, non può mancare. Insomma, è molto più elegante mettere un form da compilare per il nostro utente piuttosto che metter lì solo la mail, per cui scrivimi, ok? Va bene probabilmente in ambito blog, però anche in un blog personale, vuoi dirmi qualcosa, vuoi partecipare al mio blog, vuoi contattarmi? Dimmi il, non so, titolo, chi sei, rilasciami nome e email e scrivi il tuo messaggio. È una cosa sicuramente più elegante e più professionale, ok? Continuando, sito web aziendale, caratteristiche principali, identificazione tema, realizzazione. Questo è il primo esempio che prenderemo in esame. Portfolio fotografico, dicevamo, caratteristiche principali, identificazione tema e realizzazione. Quindi hanno caratteristiche diverse dal punto di vista della comunicazione, quindi l'aspetto che avranno, e noi proveremo ad analizzarle, ok? Blog personale, stessa cosa, identifichiamo le caratteristiche, vediamo che caratteristiche deve avere un blog, quindi andremo a cercarci un tema adeguato a quello scopo e trasformeremo il nostro sito in quella direzione. Continuando, strumenti utili, un plugin per ogni esigenza, ok? Questo è fondamentale. In particolare vedremo conoscere le caratteristiche fondamentali delle diverse tipologie di siti, cercare con criterio il tema WordPress più indicato al tuo progetto. Attenzione, questo è un lavoro che per uno come me, per esempio, è abbastanza faticoso, ovvero la ricerca di qualcosa di già pronto non è una delle cose che più mi piace, ma la scelta del tema in modo accurato serve del tempo, bisogna investire del tempo perché ce lo fa risparmiare dopo, ok? Quindi vi armate di pazienza, andrete a vedere centinaia di temi, perché ce ne sono veramente un'infinità, fino a quando, probabilmente lo capirete, troverete quello che fa al caso vostro, ok? Conoscere, utilizzare Akismet, All-in-One SEO Pack, Contact Form Set, questi sono praticamente un esempio di plugin molto diffusi. Akismet, per esempio, è solo nominato, ne parleremo due parole, non dovremo utilizzarlo perché c'è poco da dire da questo punto di vista, ma ci sono, come vi dicevo, dei must have a livello di plugin che quindi non dovranno mancare al vostro sito. Continuando, realizzare un sito aziendale di impatto ed efficace a tempo di record, perché vedrete sarà molto veloce, realizzare un sito portfolio con slider, effetto lightbox e tutto quello che serve, ok? Utilizzare strumenti utilissimi come le gallery di WordPress, Next Gen Gallery, VSlider, Addis, ovvero anche questi sono dei plugin. In base a quello che dovete realizzare ci sono degli strumenti o già interni come le gallerie di WordPress che sono a disposizione di tutti. Per chi non li conoscesse, li vedremo, o dei plugin aggiuntivi che funzionano davvero molto bene, che saranno utili, per esempio, se dovete creare un portfolio fotografico, ma non solo, perché uno slider si utilizza anche in un sito aziendale. Continuiamo. Realizzare un blog con tutte le caratteristiche necessarie e il tutto finisce qui. Allora, abbiamo tanto carne al fuoco, tante cose di cui parlate, beviamoci un caffè e fra un attimo si parte.